Un progetto di arte acustica, una sorta di ponte ideale tra le origini dell'uomo e la contemporaneità, tra forme antiche e sistemi digitali, arte neorupestre e musica, udito e vista, è la sintesi della straordinaria mostra allestita a Bari nell'ex Palazzo delle Poste di Andrea Benetti e Frank Nemola, pittore di spessore internazionale il primo e autore del manifesto dell'arte neorupestre presentato alla 53esima Biennale di Venezia e musicista conosciuto in tutta Italia, oltre che polistrumentista di Vasco Rossi e baritono il secondo. Da sempre impegnato nella ricerca sulla musica e sulla sua tradizione scenica, un connubio rivoluzionario per veicolare l'arte a 360 gradi. La pittura, se non proprio tradizionale, comunque fatta col pennello e i colori a olio, e la musica fatta con la tromba, ricordano il passato e io dico sempre che potrebbe essere l'antesignano della videoarte. No? Cerco di mescolare, come fa Andrea, delle cose, delle emozioni interne arcaiche, possiamo dire, e le tiro fuori però con mezzi che sono quelli del 2014 ormai, per cui uso il jazz, uso la lirica. Non è un caso che il debutto del progetto sia stato nel 2011 nella Grave delle Grotte di Castellana. Le opere di Benetti sono esposte in musei in tutto il mondo, dal Vaticano all'ONU, dal Quirinale ai musei di varie ambasciate.